Ciao a tutti, oggi prepariamo un piatto tradizionale siciliano molto fresco, leggero ed estivo, il pesto alla trapanese. Vi serviranno bucatini, pomodori piccadilli, mandorle pelate, olio extravergine, basilico fresco, aglio, sale, pecorino grattugiato e anche un mortaio. Innanzitutto bisogna spellare i pomodori, quindi incidiamoli a croce, così. Tuffare i pomodori in acqua bollente per pochi secondi. Quindi scolarli e tuffarli in acqua ghiacciata. Quindi pelarli. Così la pellicina andrà via molto facilmente. Adesso tagliare i pomodori a metà ed eliminare i semi e l'acqua di vegetazione. Pulire l'aglio. Tagliarlo grossolanamente. Metterlo nel mortaio. Allo stesso modo tritare le mandorle, unirle all'aglio, pestare le mandorle e l'aglio nel mortaio fino a sminuzzarli, aggiungere sale e olio, versare il composto in una ciotola. Spezzare il basilico rigorosamente a mano e metterlo nel mortaio. Aggiungere un po' di sale, un po' d'olio e pestarlo. Mettere in una ciotola capiente il pesto di mandorle aglio e quello di basilico. Tritare i pomodori molto finemente. Aggiungerli al pesto. Amalgamare il tutto. Condire con sale e olio a piacere. Fare riposare il sugo nel frigorifero per almeno un paio d'ore in modo che si insaporisca bene. Lessare la pasta in abbondante acqua salata. Scolare la pasta molto al dente e unirla al sugo. Un po' di pecorino grattugiato e la pasta col pesto e la trapanese è pronta ed è buona sia calda sia fredda.